Ciao, oggi mi sono letteralmente ribaltato dalla sedia e scoprirai il perché dopo la sigla. Prima però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima e rimanere aggiornato su vivere senza gas e trasformare la tua casa in 100% elettrica. Sono rimasto letteralmente senza parole dopo aver letto l'articolo sul giornale dove alcuni tecnici dicevano che sì, bene le pompe di calore, ma sotto i 2-3 gradi è meglio non farne affidamento. Ecco, mi fa stare particolarmente male un'affermazione di questo tipo, soprattutto se viene fatta da dei tecnici. Allora mi rivolgo a te, che non sei un tecnico, e vado a sviscerare tre punti per far capire con parole semplici perché sono affermazioni prive di senso. E poi, visto che è appena finito di nevicare, ti porterò a vedere alcuni casi di pompe di calore che hanno lavorato appunto a temperature basse esterne e che ce l'hanno fatta tranquillamente, sia lavorando su impianti a pavimento che su impianti a radiatore. Allora, primo punto, perché questo articolo non ha nessuna valenza tecnica? Perché? Perché i produttori, qualsiasi tipo di produttore di pompa di calore, dichiara le prestazioni fino a meno 20, meno 25 gradi esterni. Allora dico, perché un progettista invece dovrebbe limitarne il funzionamento a 2-3 gradi sopra lo zero, quando invece le schede tecniche parlano chiaramente che le pompe di calore possono arrivare fino a meno 20, meno 25. Questo è il primo punto che sicuramente qualsiasi tecnico è in grado di valutare. Probabilmente la risposta la troviamo nelle esperienze negative, magari fatti da qualche tecnico che ha avuto brutte esperienze su installazioni già fatte con clienti che si lamentano. Allora, non facciamo di tutta l'erba un fascio, cioè se ci sono pompe di calore che effettivamente non riescono a riscaldare sotto i 2-3 gradi, bene, chiamiamole in una certa maniera. Ce ne sono tante altre invece per cui sono progettate e che lavorano effettivamente anche sotto lo zero, garantendo il comfort della famiglia dentro casa. E poi un altro aspetto: in Norvegia, in Svezia, in Finlandia, in Danimarca stanno letteralmente buttando via le caldaie a gas, gasolio o GPL. Cioè, già da diversi anni più del 90% dei generatori che vengono installati sono pompe di calore. Invece non è tecnologia che brucia metano. Allora perché? Vuoi dirmi che in Finlandia, vuoi dirmi che in Svezia, vuoi dirmi che in Norvegia, che in Danimarca fa più caldo rispetto all'Italia? Non penso proprio. Anche l'Inghilterra ha da poco dichiarato che entro il 2028 vogliono installare oltre 600.000 pompe di calore all'anno. E vuoi dirmi che in Inghilterra fa più caldo che in Italia? Ora però torniamo a noi, ti porto a fare un giro a vedere come si stanno comportando le pompe di calore sotto una giornata di neve. Ce ne sarebbero centinaia e centinaia da visualizzare, però ovviamente non abbiamo tempo. E andiamo a vedere allora, oggi che ha nevicato, come si sono comportate. Queste sono tutte macchine monitorate online, ma se non avessi il monitoraggio c'è sempre Foxbox, che è la centralina che ti permette di monitorare da remoto qualsiasi tipo di pompa di calore, oltre 200 modelli. Però Foxbox non è solo una centralina, però è anche un team di esperti che ti può aiutare a consumare meno e a far lavorare meglio la tua pompa di calore. Infatti all'interno del team ci sono consulenti che hanno già esperienza di diversi anni con le pompe di calore, che ti possono aiutare in questo. Ma andiamo a fare un giro invece nei vari cantieri. Eccoci allora, qui siamo a Trieste. Come vedi sta nevicando e oltretutto sta tirando anche la bora a 100 km orari. Come vedi la situazione è particolarmente critica, è tutto ghiacciato, gli alberi sono ghiacciati e la pompa di calore è ghiacciata. Ecco, non spaventarti, questa è la versione in acciaio Cortene, quindi sembra arrugginita, ma in effetti è la rifinitura della pompa di calore. Come vedi, ecco, tutto è ghiacciato, anche la parete della pompa di calore. Allora colleghiamoci. Ci colleghiamo online, come vedi la temperatura va dai 0 ai più 2 gradi centigradi, quindi fa molto freddo e ripeto c'è la bora che sta andando a 100 km orari. Andiamo a vedere la temperatura di mandata, in questo caso abbiamo un impianto a pavimento, quindi siamo a 35-38 gradi,
costanti tutto il giorno senza nessun problema. Ecco, a sto punto ti faccio vedere anche il consumo elettrico della pompa di calore, che è quello in grigio. Come puoi vedere, siamo intorno ai 2 kW di assorbimento, 2 kW e mezzo a seconda di come sta andando l'inverter. Anche l'acqua sanitaria, ecco, la pompa di calore in quarto d'ora ha fatto acqua sanitaria verso sera senza nessuna difficoltà, con 2 gradi esterni. Adesso invece siamo in Valle d'Aosta. Qui siamo un impianto a radiatori, come puoi vedere siamo tra i 50 e i 55 gradi di mandata e siamo sempre sotto lo zero, quindi siamo da 0 a meno 5 gradi esterni. Anche in questo caso la temperatura dell'acqua sanitaria è stata fatta senza nessun problema. Vediamo anche gli sbrinamenti in questo caso, sono stati fatti esattamente 7 sbrinamenti, molto veloci. Andiamo nel dettaglio dell'ora, giusto per capire quanto ci ha messo la macchina a sbrinare. Ecco, in 4 minuti la macchina, in 5 minuti la macchina ha sbrinato. Adesso andiamo a Biella, invece sempre un impianto a radiatori, alta temperatura, ecco le temperature esterne sono prossime allo zero e qui riusciamo a riscaldare a 60 gradi di mandata, quindi un impianto a radiatori. Come vedi ci sono dei picchi, perché non sempre la pompa di calore funziona a seconda dei termostati all'interno dell'abitazione. Insomma, quando chiamano i termostati la pompa di calore si accende e porta l'acqua ai 60 gradi. Anche in questo caso gli sbrinamenti molto veloci, stiamo parlando di 3 sbrinamenti in tutta la giornata. Con questo spero di averti dato qualche strumento in più oggettivo e non chiacchiere da bar su come funzionano le pompe di calore anche in pieno inverno. E se vuoi rimanere aggiornato sul vivere senza gas e trasformare la tua casa 100% elettrica, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campana a fianco.